Alleluia, che il Signore vi benedica ancora, cari e carissime che ascolterete questa riflessione. Voglio continuare con la seconda parte del video. Si parte del santo residuo di Dio. Amen. Perché io credo fermamente che in questi ultimi tempi Dio si è serbato, si è appartato per sé, per la sua gloria, per la sua lode, un santo residuo. Dio sta preparando un santo residuo di uomini e donne, giovani, adulti, anziani, gente di qualunque età che veramente ama il Signore, che lo servirà senza, gloria a Dio, compromessi con il mondo o con il peccato. Perciò che Dio ci aiuti ad avere un cuore sensibile per riconoscere questa chiamata di Dio in mezzo alla Chiesa di Dio. Perché il popolo di Dio, alleluia, il popolo che farà parte del residuo di Dio uscirà dalla stessa Chiesa, dalla Chiesa, diciamo così, secolarizzata, dalla Chiesa mondana, dalla Chiesa che non sta adempiendo la volontà di Dio, dalla Chiesa professante, dalla Chiesa apparente. Dalla stessa Chiesa uscirà un'altra Chiesa, io lo credo, fratelli e sorelle. Perciò che Dio ci aiuti a far parte di questo residuo. Alleluia. Nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 7, versetto 21, Gesù stesso dice questa parola. E conferma, questa parola conferma ciò che stiamo dicendo. Matteo 7:21 dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Non chiunque dice Signore, Signore, non chiunque fa parte di una chiesa, non tutti i credenti, tra virgolette, non tutti gli evangelici partiranno quando Cristo ritornerà per trasportare la sua chiesa, per rapire la sua chiesa e portarla verso il regno celeste. Gesù Cristo, alleluia, in mezzo al popolo che si definisce cristiano, perché molti dicono di essere cristiani, ma purtroppo, caro, pochi lo sono veramente. È la verità. Può sembrare un'esagerazione, ma tutto quello che dico è in accordo ed è in sintonia con le sacre scritture. Negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, dando ascolto a spiriti seduttori, a spiriti d'inganno e a dottrine di demoni. La parola di Dio è chiara, fratelli. Io in questi ultimi tempi non mi aspetto un risveglio mondiale. Negli ultimi tempi, prima del ritorno di Cristo, verrà un'apostasia mondiale. E purtroppo questa apostasia, questo declino spirituale, questa mancanza di fede entrerà anche in mezzo alla Chiesa del Signore. Perché il diavolo vuole rubare o corrompere la fede degli eletti di Dio. Gesù ce l'ha predetto, Gesù ha detto che siccome l'iniquità aumenterà, l'amore di molti si raffredderà. Se noi leggiamo la lettera
alleluia, a una delle chiese in Apocalisse, in cui Gesù dice: tu hai perduto il tuo primo amore, tu non sei né caldo né freddo, sei tiepido. In un'altra lettera Gesù dice alla chiesa, dice queste parole: tu dici di essere ricco, ma non sai invece che sei cieco, povero, nudo, miserabile. Io ti consiglio di acquistare da me, dice il Signore, del oro raffinato col fuoco, delle vesti affinché tu copra la tua nudità, alleluia, e che unga i tuoi occhi col collirio affinché tu veda. Questa parola descrive la condizione della chiesa moderna, della chiesa attuale, dell'apostasia che noi stiamo vedendo. Chi ha orecchi da udire oda. Gesù riprendeva quella chiesa, che è la chiesa di oggi, cari. È scritto in Apocalisse, ve lo leggo così, lo confermiamo con la Bibbia. Apocalisse capitolo 3, la settima lettera alla chiesa di Laodicea. E io credo con tutto il cuore che questa chiesa di Laodicea rappresenta la chiesa attuale, la chiesa degli ultimi tempi, che precede il ritorno di Gesù Cristo. Perciò, carissimi, lasciamo che il collirio dello Spirito Santo apra i nostri occhi affinché vediamo la verità, affinché vediamo con gli occhi dello Spirito, affinché non ci facciamo ingannare dalle apparenze, dall'errore, ma i nostri occhi siano unti, alleluia, col collirio dello Spirito, che i nostri occhi siano unti col collirio dello Spirito Santo, affinché noi possiamo vedere la realtà spirituale e non siamo confusi. Apocalisse capitolo 3, versetto 16: così, perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo. Cari, una parola forte questa. Io sto per vomitarti dalla tua bocca. E questa è una parola, carissimi, una parola potente, una parola vivente. E io credo che qui il Signore parla alla Chiesa di questi ultimi tempi. Perché molti oggi stanno vivendo un cristianesimo, tra virgolette, tiepido. Un cristianesimo che non si differenzia dallo stile di vita del mondo, dei peccatori, dei pagani, di quelli che non conoscono la verità. Oggi molti vivono un cristianesimo tiepido, che non è fervente, non è, alleluia, infuocato. Molti stanno vivendo una fede, purtroppo, cari, tiepida. Perciò, se qualcuno di voi, se qualcuno di noi che ascolta questo video si trova in questa condizione di tiepidezza, nel nome di Gesù ti voglio esortare a cercare il fuoco dello Spirito Santo, a mettere il tuo cuore nelle mani di Dio, a mettere il tuo cuore a disposizione
alleluia, del Signore, e cerca la pienezza dello Spirito Santo in questi ultimi giorni, prima del ritorno di Gesù Cristo. Noi dobbiamo essere ripieni di Spirito Santo, avere la scorta dell'olio, avere un'abbondante, gloria a Dio, scorta di olio nelle nostre lampade. Perché la parabola delle 10 vergini ci descrive chiaramente questa realtà, che non tutti quelli che dicono Signore, Signore, carissimi, entreranno nel regno dei cieli. Non tutti saranno presi, non tutti saranno rapiti dal Signore. Perciò in questi ultimi tempi abbiamo un'urgenza di cercare la pienezza dello Spirito Santo, perché fra quelle 10 vergini 5 erano avvedute, altre 5 erano stolte, 5 erano pronte, 5 non erano pronte, 5 erano in attesa, cioè in preghiera, le altre 5 erano fredde, indifferenti, tiepide, addormentate spiritualmente. Noi dove ci troviamo? Tu che ascolti questo video, dove ti trovi? Tu che ti proclami cristiano, tu che dici di essere cristiano, come stai vivendo la tua fede? Come stiamo vivendo? Esaminate voi stessi, dice la scrittura, per vedere se siete nella fede. Che Dio ci aiuti a esaminarci, che Dio ci aiuti, alleluia, a lasciarci correggere dal Signore, che Dio ci aiuti a santificarci giorno per giorno, ad arrenderci, ad umiliarci, a consacrarci totalmente nelle mani di Dio, affinché l'olio dello Spirito possa riempire le nostre lampade, e che nelle nostre vite, nelle nostre lampade, nei nostri cuori ci sia un fuoco ardente, acceso dello Spirito di Dio, un amore forte, alleluia, una fede viva, una passione, un fervore per Gesù Cristo. Che Dio ci aiuti, cari, a non essere tiepidi, perché i tiepidi saranno vomitati dal Signore. È una parola dura, ma Dio ci parla in questo modo perché ci ama, ci vuole avvertire. Questa è una parola preziosa per noi, la dobbiamo accogliere con mansuetudine, con umiltà. Amen. E Gesù dice a questa chiesa di Laodicea, che rappresenta la chiesa degli ultimi tempi: poiché tu dici, capitolo 3 versetto 17, io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai invece di essere disgraziato, miserabile, povero, cieco e nudo. Questa chiesa diceva di essere ricca, pensava di essere ricca, di avere tutto, ma non capiva la sua vera condizione. È triste vedere quanti cristiani in questi ultimi tempi, quanti credenti, quante persone, quanti cristiani moderni, purtroppo, vivono la loro vita nella loro routine, nei loro pensieri, nelle loro abitudini, e non si accorgono della loro vera condizione. E non si accorgono, carissimi, del pericolo in cui si trovano. Lo dice la parola, cari. E questa parola è per ognuno di noi. Per me che parlo, per la grazia di Dio, e per te che ascolti. Noi non possiamo essere tiepidi. Oh, alleluia, dobbiamo essere ripieni del fuoco
e della presenza dello Spirito Santo, perché i tiepidi saranno vomitati dal Signore. In altre parole, saranno gettati fuori dal corpo di Cristo. Non saranno considerati membra del non saranno considerati membra del corpo di Cristo. Davanti agli occhi di Cristo non fanno parte del suo corpo. Possono avere un'apparenza, come dice Paolo, ispirato da Dio negli ultimi tempi, alcuni uomini avranno l'apparenza della pietà, cioè l'apparenza della spiritualità, ma ne rinnegheranno la potenza. Dice: allontanati da costoro, diceva Paolo, ispirato da Dio. Così noi dobbiamo allontanarci dalle persone che non edificano la nostra vita spirituale. Noi dobbiamo, dice la scrittura, andare con i saggi, essere amici dei saggi, affinché diventiamo ancora più saggi. Stai attento con le amicizie che frequenti. Non importa che, tra virgolette, sia un credente, ma ti voglio dire, non tutti quelli che sono nelle chiese sono veramente convertiti. Perciò stiamo attenti alle compagnie, fratelli, alle conversazioni, ai discorsi che facciamo. Io a volte rimango sbalordito, scusate se dico queste cose, ma è la verità, e lo dico per il bene, alleluia, di ognuno di noi, cominciando da me stesso. A volte, dopo i culti, dopo che Dio ci ha benedetto, Dio ci ha parlato, Dio ci ha rinnovato, ci ha ristorato, si esce dal locale di culto e si ascoltano dei discorsi che non hanno nulla a che vedere con l'edificazione fraterna, l'edificazione spirituale, cioè dei discorsi che non hanno nulla a che vedere col Signore né col suo popolo. Si esce dalla chiesa, diciamo così, si esce dal culto, dal locale di culto, e si parla di tutt'altro. E sono parole vuote, parole carnali, che rubano la benedizione. È la verità, carissimi. Dice la scrittura: parlando fra di voi con cantici, inni e salmi spirituali. Noi dobbiamo parlare così, sospinti dallo Spirito, dalla grazia. Dobbiamo parlare della gloria del Signore, dei propositi di Dio. Noi siamo di passaggio in questa terra. Dobbiamo smetterla di parlare cose che non giovano a nulla, cari. Di parlare delle cose del mondo che non giovano a nulla. Com'è possibile che dopo aver preso la benedizione, ricevuto la benedizione che Dio ci ha parlato in un culto, usciamo e poi con i nostri stessi discorsi perdiamo le benedizioni? Parliamo dei problemi, parliamo del lavoro, della crisi, parliamo, non lo so, cose vane. Noi dobbiamo essere saggi, perché il nemico ti vuole rubare la benedizione, e a volte ci riesce tramite la tua stessa bocca o la bocca di un'altra persona, che anche se è un cristiano, in quel momento è trascinato e influenzato dalle tenebre. La parola è chiara, fratelli. Quando Gesù parlò agli apostoli del suo divino proposito, della sua missione, della sua opera che lui doveva compiere a Gerusalemme, cioè di andare alla croce, lui ha detto: il figlio dell'uomo sarà maltrattato, sarà
e ucciso dagli anziani, sarà ucciso, lo metteranno a morte, disse Gesù, parlando di se stesso. Cosa disse Pietro? Pietro iniziò a riprenderlo e gli disse: Signore, no, questo non ti avvenga. Signore, non avvenga questo. Gesù lo guardò con gli occhi pieni del collirio dello Spirito, pieni dell'unzione, del discernimento. Gesù lo osservò attentamente e Gesù capì che in quelle parole c'era qualcosa di strano, qualcosa di sbagliato, qualcosa che non era da Dio. Fratelli, oggi quanti discorsi, ditemi la verità, quanti discorsi strani, quanti discorsi contrari ed estranei ai progetti di Dio si sentono in mezzo al popolo del Signore. Quanti discorsi vuoti, carnali, diabolici, oserei dire, perché Gesù sgridò Pietro. Ma noi sappiamo che Gesù sgridò lo spirito che lo stava influenzando. Gesù disse: vattene via da me, Satana, perché tu non hai la mira rivolta alle cose di Dio, ma alle cose degli uomini. Gesù vide che dietro le parole di Pietro, che avevano un'apparenza di bontà, di pietà, di incoraggiamento, dietro c'era il diavolo, dietro quelle parole c'era l'influenza satanica per contrastare, per cercare di impedire il progetto di Dio. E così oggi, cari nel Signore, cari fratelli e sorelle, è tempo di aprire gli occhi, di avere il discernimento che viene dall'alto, di avere il discernimento dello Spirito per comprendere, per capire e discernere ogni cosa, per smascherare il diavolo dentro la Chiesa. Praticamente lì il diavolo stava insinuando nella mente di Pietro un'altra via, che non era necessario soffrire, non era necessario per Gesù portare la croce, salire sulla croce. Il diavolo stava insinuando nella pietra dell'apostolo, ascoltate, era un apostolo, un vero apostolo, non come quelli che ci sono oggi, apostoli fasulli, apostoli della prosperità, commercianti della fede. Ma Pietro, al di là dei suoi difetti, era un vero apostolo, chiamato e scelto direttamente da Gesù Cristo. Eppure in quel momento dalla bocca di Pietro uscirono parole influenzate dal diavolo. Cari, oggi tu hai bisogno di discernimento. Io ho bisogno di discernimento. Io non avevo in mente di parlare di questo in questa registrazione, ma Dio mi sta mettendo queste parole perché oggi nella Chiesa di Gesù Cristo, anche dalla bocca di alcuni ministri, Pietro era un ministro, anche dalla bocca di alcuni cosiddetti predicatori stanno uscendo dei messaggi la cui provenienza è diabolica. Puoi dire amen? Dalla bocca di alcuni cosiddetti profeti sta uscendo un messaggio che va contro il progetto di Dio, contro la volontà di Dio, contro la verità di Dio. Qui Satana stava insinuando nella mente di Pietro un altro Vangelo, un'altra strada, un'altra via. No, non devi andare sulla croce. E così oggi il diavolo sta intrufolando nella Chiesa
un Vangelo senza croce, un Vangelo senza santificazione, senza separazione, senza rinuncia. Come Pietro disse a Gesù, non devi andare sulla croce, Gesù, non devi soffrire. Oggi il diavolo dice nella bocca, nella mente di molti, ma non bisogna esagerare tanto. Non bisogna essere troppo esagerati. Poi diranno che sei un religioso. Non bisogna pregare troppo. Non bisogna santificarsi. Ma tanto Dio guarda solo il cuore. Dio vede solo il cuore. Dio conosce il nostro cuore. Non importa come ti vesti, non importa come parli, non importa come ti comporti, tanto Dio vede il cuore. Hai ricevuto Gesù, lo hai accettato, come dicono, hai accettato Gesù, che la parola accettare Gesù non è biblica. È Gesù che accetta noi, perché noi eravamo miseri, eravamo sporchi nella rovina assoluta, è Lui che ci ha accettati, ci ha lavati, ci ha accolti. Gesù, alleluia, ci ha accettati. Noi lo dobbiamo ricevere. Noi lo riceviamo, lo abbiamo ricevuto. Come dice in Giovanni capitolo 1 versetto 12. A tutti coloro che lo hanno ricevuto, Egli ha dato l'autorità, alleluia, di diventare figli di Dio. Amen. Sei tu un vero figlio di Dio? O stai seguendo una via? Ascolta, un Vangelo, una strada che il diavolo ti sta proponendo, come voleva proporre a Pietro, come parlò attraverso la bocca di Pietro per, diciamo così, far deviare Gesù Cristo dal vero proposito del Padre suo. Non andare sulla croce, Gesù. Non devi soffrire. Oggi il diavolo sta introducendo queste dottrine nella Chiesa, dottrine di demoni. Non bisogna esagerare, non bisogna pregare troppo. Non bisogna, ma perché sennò poi diranno che siamo fanatici. Non bisogna, andare un po', diciamo, d'accordo col mondo. Sennò poi non ci accettano, non ci ascoltano. Fratelli, Gesù dice, chi ama questo mondo, chi ama la sua vita, la perderà. Chi cercherà di salvare la sua vita, la perderà. Ma Gesù dice, ma chi rinuncia alla sua vita? Chi è disposto a lasciare la sua vita? Chi abbandona la sua vecchia vita? Chi perde la sua vecchia vita per amore di me, dice il Signore, la ritroverà, la salverà. Che Vangelo stiamo vivendo? Io ti voglio esortare, come un fratello carissimo che tu sei, una sorella carissima, nel nome di Gesù Cristo, Kando Roboshe, non farti ingannare dal falso Vangelo senza croce, dal Vangelo della comodità, dal Vangelo della prosperità, dal Vangelo che ti promette solo cose buone, dal Vangelo facile, dal Vangelo del materialismo. Il Signore Gesù dice, non fatevi tesori, alleluia, in questa terra, ma fatevi tesori in cielo. Caro che ascolti, si parte del residuo di Dio degli ultimi tempi, si parte del residuo santo che il Signore si è appartato. Così, perché sei tiepido, non sei né freddo né caldo, io sto
per vomitarti dalla mia bocca, poiché tu dici io sono ricco. La Chiesa moderna non dice più: Signore, noi siamo polvere, Signore, noi siamo fragili, noi siamo piccoli, Signore, alleluia, noi siamo deboli, Signore, io sono polvere, abbi pietà di me, abbi misericordia di me, Signore, sostienimi, Signore, io mi rifugio, mi umilio sotto l'ombra delle tue ali. La Chiesa moderna non dice più queste cose. Loro dicono soltanto: io sono ricco, io sono un conquistatore. La Chiesa moderna dice questo: io sono un principe, tu sei una principessa. La Chiesa moderna ti dice solo queste cose. La Chiesa moderna strapola il Vangelo della prosperità, ascolta, il Vangelo della comodità, il Vangelo del compromesso, il Vangelo della convenienza. Sai cosa fa? Strappola i versetti della Bibbia dal suo contenuto centrale. Molti nelle chiese ballano, danzano, gridano e cantano dei bei canti, cioè dicono: noi siamo, alleluia, nuove creature, noi siamo più che vincitori. Dicono, gridano, ballano, saltano, e dicono: Cristo vive in me, Cristo vive in me. Citano quelle parole, ma prima in Galati 2:20 è vero che dice: Cristo vive in me, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Ma prima cosa dice? Leggiamolo intero il versetto e il contesto per la gloria di Dio. Dice: io sono stato, alleluia, crocifisso con Cristo. Io sono stato crocifisso con Cristo, e allora non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che io vivo in questa carne, cioè la mia vita attuale, la vita che adesso vivo nel mio corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha tanto amato, ha dato se stesso per me. Io sono stato crocifisso con Cristo. Vedete che il Vangelo della prosperità, il Vangelo del modernismo, il Vangelo del faccio quello che io voglio, il Vangelo del liberalismo, il Vangelo del liberalismo ha tolto la croce. Consideratevi morti al peccato, dice la Bibbia. Fate morire le opere della carne, fate morire tutto ciò che è terreno in voi: fornicazione, adulterio, passioni disordinate. Oh Signore, aiutaci. Fate morire, astenetevi dall'invidia, dalle gelosie, procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Il Vangelo moderno del liberalismo non dice queste cose. Loro hanno tolto la croce, eppure vogliono che Cristo viva in loro, ma Cristo non si riflette nelle loro vite, perché parlano come il mondo, si comportano come il mondo si comporta, si divertono nelle cose nelle quali il mondo si diverte, seguono i divertimenti, i piaceri, alleluia, gli ideali, le mode del mondo. La Chiesa, tra virgolette, del liberalismo non fa una differenza. Loro, come diceva il profeta Isaia, hanno tramutato la luce in tenebre. Alle tenebre dicono luce, all'amaro dicono che sia dolce. Non vogliono più ascoltare una parola di riprensione, una parola che ci porti, alleluia, ad un impegno serio e reale con Damashui, con Gesù Cristo. La Chiesa moderna del liberalismo promette solo cose facili, benedizioni facili,
ma non vogliono pagare un prezzo. E il prezzo da pagare è rinuncia a te stesso. Cristo ha fatto ogni cosa, tutto è compiuto. Tutto è compiuto! Ma Gesù vuole che noi rinunciamo a questo mondo corrotto, malvagio, perverso, immorale, idolatra. Alleluia, è la verità, cari. Il Vangelo del liberalismo non insegna queste cose. Non c'è differenza. Parlano come il mondo, vestono come il mondo. È la verità, cari. Noi dobbiamo, come dice in Geremia capitolo 6, versetto 16, fermarci sulle vie ed esaminare e chiedere, domandare dove siano i sentieri antichi. E dobbiamo camminare per essi. Non possiamo camminare sui sentieri della modernità, sulle vie del liberalismo, sulle vie del compromesso, sulla strada della mondanità. No! La Chiesa di Gesù Cristo, alleluia, deve camminare sui sentieri antichi. Oggi, nel cristianesimo moderno del liberalismo, che è un altro Vangelo, cari. È un altro Vangelo, non è quello che ci ha insegnato Gesù Cristo. Non è il Vangelo che ci ha insegnato Paolo. È un altro Vangelo. Quel Vangelo non porta le persone al ravvedimento, a santificazione, al timore di Dio. Ve l'ho detto, oggi nella Chiesa moderna non si prega più in questo modo: Signore, io sono polvere. Signore, liberami dal peccato. Signore, metti in me il timore di Dio. Signore, aiutami a ubbidirti. Signore, voglio fare la tua volontà. Santificami, purificami. Nel Vangelo del modernismo non si prega in questo modo. Non si prega così. E tu e io lo sappiamo. Tu sai che quello che sto dicendo è verità, perché siamo negli ultimi tempi, tempi di apostasia, tempi di tiepidezza per molti. Paolo diceva, ispirato dallo Spirito Santo a Timoteo, verrà il tempo in cui non sopporteranno e non ascolteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire vogliono udire cose nuove, cose belle, belle profezie, belle storie. Per prurito di udire si accumuleranno, si raduneranno maestri, dottori, tra virgolette, secondo le loro voglie, le loro concupiscenze, e allontaneranno le orecchie dalla verità per rivolgersi alle favole. Io ti voglio dire, allontanati dalle favole, allontanati dal falso Vangelo del modernismo e del liberalismo, e avvicina le tue orecchie alla verità, avvicina le tue orecchie a Cristo, avvicina il tuo cuore a Cristo. Alleluia, abbi timore di Cristo, ricerca Cristo, umiliati ai piedi di Cristo. Chiedi a Gesù Cristo di purificare il tuo cuore. Abbiamo bisogno di questo, cari. Che il Signore purifichi i nostri cuori. Io ti consiglio, dice il Signore, di comperare da me dell'oro affinato col fuoco, dell'oro affinato col fuoco, per arricchirti. Sai cosa significa questo oro affinato col fuoco? L'oro nelle scritture è un simbolo della natura divina, è un simbolo della purezza. L'oro raffinato col fuoco, Dio vuole darti una purezza soprannaturale nel tuo cuore.
Dio vuole mettere nei nostri cuori la sua purezza, la sua santità. Dio vuole mettere dentro di noi la sua natura divina e liberarci dalla nostra natura terrena, carnale, miserabile. Dio vuole mettere dentro di te la sua natura divina, il suo fuoco divino, il suo amore, la sua grazia, la sua gloria, e di comperare delle vesti bianche. Amen. E non far apparire la vergogna della tua nudità, e di ungerti gli occhi con del collirio affinché tu veda, dice il Signore, ungi gli occhi col collirio. In questi ultimi giorni abbiamo bisogno che il collirio dello Spirito Santo scenda, oh alleluia, nei nostri occhi. Preghiamo per questo. E poi dice il Signore: io riprendo e castigo tutti quelli che amo. Abbi pietà, scusate, abbi dunque zelo. Abbi dunque zelo e ravvediti, dice il Signore. E poi questa parola memorabile che tutti conosciamo, ma che a volte la utilizziamo per evangelizzare i non credenti, per parlare al mondo. Ma questa parola è per la Chiesa. Questa parola è per te, per me. Ecco, Apocalisse 3, versetto 20. Ecco, dice il Signore, io sto alla porta e busso. Oh, alleluia. Se qualcuno ode la mia voce e apre la porta, se qualcuno ode la mia voce, apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Apri la porta, Gesù Cristo, apri la porta, Chiesa del Signore, fratello, sorella, apriamo la nostra porta a Gesù, alla verità, apriamo le porte alla santità, apriamo le porte, alleluia, al fuoco di Dio, apriamo le porte allo Spirito Santo, apriamo le porte, chiediamo a Dio di ungerci col suo spirito, di ungerci col suo collirio, di purificarci, di trasformarci, di santificarci. Chiedi questo a Dio in questo momento. Sì, Signore, nel nome di Gesù. Signore, la tua parola è verità. Signore, ti ringrazio per la tua misericordia. Signore, noi siamo polvere, argilla. Signore, lava, purifica questi vasi e riempili col tuo Spirito Santo, mio Dio. Metti il tuo fuoco, mio Dio, la tua verità, la tua sapienza, il tuo, Signore, discernimento. Signore, io ti prego che tu benedica, Padre. Ti prego di benedire, Signore, nel nome di Gesù, ogni fratello, ogni sorella che sta ascoltando questa riflessione. Illumina i loro cuori, Signore. Togli, Signore, ogni benda, ogni cecità, ogni oscurità, Signore. Spezza qualsiasi, Signore, alleluia, fortezza. Fai crollare ogni fortezza affinché ognuno di noi possa vedere chiaro, Padre, la tua gloria, la tua bellezza e la tua via davanti a noi, Signore. Ti prego, benedici ogni fratello, illumina ogni fratello, alleluia, riempi il cuore di ogni fratello e che ogni fratello, ogni sorella possa far parte del residuo, alleluia, che tu hai preparato per gli ultimi tempi. Che, Signore, possiamo vivere una vita consacrata, una vita degna, una vita santa, una vita, Signore, alleluia, infuocata per te, mio Gesù. Ti prego, alleluia, purifica i nostri cuori, infiamma le nostre vite, ravviva la nostra fede. Signore, dai forza a ogni fratello, ogni sorella che sta ascoltando, dai forza alla tua Chiesa qui in Italia. Fortifica i ministri, i pastori, Padre. Fai cose grandi, ravasciai, che rebessai.
ne goto robo stevia. Nel nome di Gesù, per la tua gloria, metti in noi un cuore puro, uno spirito saldo, e ravviva in noi, Padre, un nuovo cantico di lode e di gloria per te. Mio Dio, ti prego, riempi con la potenza dello Spirito Santo il tuo popolo, Signore, la tua Chiesa in questa nazione. E a te vada tutta la gloria, la lode in eterno, Signore. Sì, Signore. Amen. Nel nome di Gesù. Gloria a Gesù.